Parlavano la rappresentante dei nostri studenti e parlava di questo, diceva noi abbiamo avuto uno spazio per far sentire la nostra voce, quindi in questo caso l'aggressività non rimane per fortuna dei nostri figli soffocata nella pancia, ma può uscire. Però ci sono dei rimedi aspecifici, molto generali, che riguardano proprio il trattamento di fondo della costruzione del contenitore, e che sono delle cose specifiche che poi ci permettono di fare bene i tre trattamenti di cui parlavo, i tre aghi del pagliaio. E per far questo dobbiamo capire una cosa. Io ho portato, c'era un giochino che volevo fare, volevo mostrare ai nostri telespettatori questi due pennarelli, un pennarello blu e un pennarello nero. Cosa sono? Forza Inter, rappresentano le due penne che noi abbiamo nel cervello e con le quali noi costruiamo delle memorie. Il pennarello blu funziona a dopamina ed è quello con cui noi costruiamo memorie che sono legate al senso, all'entusiasmo, alla voglia di fare, al piacere. Quando noi dipingiamo di blu un evento di vita, lo memorizziamo così, noi avremo un bel raccordo piacevole e tenderemo a ripetere quell'esperienza, l'ameremo ancora di più e vorremmo avvicinarci a quel qualcosa se nel ci mondo. Va bene, però quando va bene quando scriviamo va bene. Di blu. Ma quest'altro pennarello, quello nero, è quello con cui scriviamo i traumi, con cui scriviamo il dolore, le punizioni ad esempio. Corrispondono a due sistemi cerebrali che sono stati studiati già da Laborì. Allora io volevo mostrare cosa succede quando scriviamo un qualcosa in blu o un qualcosa in nero. Quando noi scriviamo un qualcosa in blu avremo desiderio, in nero invece dice, avremo repulsione verso questo qualcosa, che ne so, se amo la bici ma faccio un incidente può darsi che non amo più la bici come prima, non ho più voglia, desiderio. Volevo far vedere una cosa: se dipingo il nero lo potenzio, ma se dipingo il blu di nero sovrasta. Se invece dipingo di blu il nero, abbiamo uno strano fenomeno, che il blu non cancella il nero, perché il nero rimane nero, ma il nero cancella il blu. Sembra molto semplice. Sembra una cosa molto semplice. Ma? Vediamo. Il segreto è non far confluire mai questi due pennarelli. Dobbiamo imparare a usare una tecnica mentale, sviluppare una funzione mentale che si chiama la funzione di separazione. Devo far sì che le esperienze positive rimangano positive e quelle negative rimangano negative. Che non ci sia contaminazione. Che non ci sia contaminazione, ci sia separazione. Voglio fare un esempio. Prima una persona in seduta ha detto sì, adesso nella coppia, grazie al lavoro terapeutico, da dove eravamo siamo progrediti tantissimo, però io sto peggio. E io a questa persona ho detto, prova a dire la stessa cosa in questo modo: nella coppia abbiamo avuto un grosso risultato e io personalmente mi sento peggio. Quindi c'è un passaggio linguistico dal però a lei. Questo passaggio, che sembra un passaggio da nulla, rende separate queste due esperienze. È come quando diciamo, sì, sono stato in vacanza, è stata una settimana stupenda, il tempo era bello, però l'ultimo giorno è piovuto e ci ha rovinato tutta la vacanza. È come permettiamo a un piccolo elemento di nero di andare a rovinare. Mi stai dicendo che basta un episodio in qualche modo negativo per offuscare o sovrastare addirittura tutta un'esperienza positiva. Se, e solo cioè una se... relazione, facciamo un esempio terra a terra, una relazione amorosa, facciamo se. Conto, che va molto bene, capita qualcosa di negativo, questa è capace di condizionare tutto? Perché? Perché geneticamente non è proprio così, nel senso c'è un perché, dico di sì e dico di no. Allora, il sì è perché la natura ha voluto che le esperienze traumatiche si scrivano nel nostro cervello con molta più forza delle esperienze positive. Perché? Perché salvarsi da un pericolo di vita è più importante che gratificarsi. Faccio un esempio. Se un coniglietto è vicino a un lago dove ha l'acqua o in un prato verde e arriva in quel posto una volpe,
Questa volpe è pericolo di vita e se il coniglietto sopravvive all'attacco della volpe farà una memoria negativa alla quale sopravvive, in poche parole un trauma. Certo. Cosa farà? La sua mente, il suo cervello tenderanno a dire: quel posto è un posto che non voglio più vedere, perderò il desiderio di andare in quel posto, cercherò altri posti dove andare a bere o mangiare, perché lì c'è la volpe. Ecco che il pennarello nero ha vinto rispetto al pennarello blu, che sarebbe stato l'erba buona e l'acqua fresca e così via. Perché sopravvivere è più importante che gratificarsi. Uno, se è morto, si gratifica ben poco. Qual è il problema? È che anche noi esseri umani tendiamo a scrivere, è visibile questa cosa, tendiamo a scrivere esperienze negative in maniera più intensa che quelle positive. Una persona mi dà 10 carezze, poi un giorno mi dà uno schiaffo. Cosa registro alla fine? No, scusa, basta che la persona non ti dia la carezza, addirittura. O che addirittura qualche basta volta dopo meno. 10 carezze non me ne dia una. Oddio, cosa già succede? Questo, se purtroppo viene scritto dal pennarello nero, ecco qua, e noi umanamente non abbiamo questa funzione di separazione, rischiamo di registrare questa esperienza negativa che si mangia le 10 esperienze positive. Ecco, perché tendiamo a unire le due cose? Perché le cose di natura non possono restare separate? L'esperienza positiva e l'esperienza negativa? Perché la nostra mente, il nostro cervello tende a confluire spazialmente, cioè se io sono in quel prato c'è sia l'erba che la volpe, la cosa in comune, l'analogia, il cervello analogico, difatti si dice, tende nello spazio a mettere insieme queste due cose, proprio accosta questi due dati. Non ha una logica, ha una logica arcaica. Però per vivere bene possiamo separare le due cose. Noi come esseri umani siamo chiamati, e se vogliamo avere qualità di vita dobbiamo per forza sviluppare la capacità di dividere il nero dal blu e quindi far sì che, guarda Giampaolo, la vittoria non è data dal fatto di non avere più nero, è che abbiamo un 51% di blu che ci permette di restare attivi e con voglia di vivere e con slancio e entusiasmo. Perché se vince è quell'1% che fa la differenza. Se ho 51% di nero, io tenderò a essere già un po' depresso, tenderò a tirarmi indietro piuttosto che a slanciarmi. E allora, siamo tutti un po' equilibristi, in un delicato equilibrio. Assolutamente. Quindi la cosa fondamentale, ecco l'ultimo schema che ho preparato qua 5 minuti prima, come fa ogni gestaltista, è questa capacità di riuscire a separare il nero dal blu. Come si fa? Faccio un altro esempio. C'era anche il marito di questa donna che diceva prima sì, la coppia è migliorata ma io sto peggio, che ha fatto una sorta di complimento a sua moglie. Ha detto no, sono migliorate tante cose, anche perché è un mese che lei non mi aggredisce più. Allora, in Allegria. Questo caso cosa succede? Succede che linguisticamente ha messo insieme il nero e il blu ancora una volta. Perché ha detto una cosa molto bella, mescolata a una cosa negativa, per cui la legge di prima, il nero si mangia un po' il blu. Solo perché forse la persona non è pienamente soddisfatta da quel poco di positivo che c'è. Esattamente, proprio così. Potrei fare lo psicologo, Paolo, ti vedo dotato, mestiere. Ti vedo dotato, a volte rimango stupito dalla perspicacia tua. A me è costato più tempo così, di quanto bastano vedo. Quattro trasmissioni. Di quanto allora, vedo. Allora, dicevi. Allora, sì, se quest'uomo avrebbe potuto dire cosa. E poi l'ho invitato a farlo, a sentire la differenza e a scrivere questa differenza nel suo cuore, nella sua mente: a dire è un mese che tu mi rispetti di più, è un mese che noto gli sforzi che fai per mantenere il controllo. È un mese che sento che la nostra relazione fluisce di più. Avrebbe detto la stessa cosa, ma senza pennarello nero, soltanto dipingendola di blu. Questa non è un'attitudine soltanto relazionale, è proprio un'attitudine di pensiero. È avere due grandi magazzini in cui io non nego le cose negative, perché le cose negative esistono, i traumi esistono, il male per certi versi esiste e va affrontato, non va negato, non è che dobbiamo dipingere tutto di blu.
ma esiste, viva Dio, anche l'amicizia, esiste l'amore, esistono persone che aiutano, esiste la fortuna, esiste un sacco di cose belle che abbiamo ricevuto e continuiamo a ricevere, che vanno messe in un altro magazzino. Paolo, secondo me tu hai detto una cosa importante che sì. non mi sfugge. Esiste il male, esiste il pinarello nero, esiste quel 49%, ma esiste anche la volontà, o meglio la possibilità di affrontare il male. Cioè il male può essere là, ok, ci sovrasta nei casi in cui capiti, però dobbiamo affrontarlo il male. Cosa significa questo? Questo significa che il male va inizialmente combattuto, nel senso che sì, bisogna affrontarlo un po' come si affronta il toro. Un torero non può essere troppo comprensivo nei confronti di un toro, e al tempo stesso però un torero ha anche grande rispetto del toro. Il toro è una forza naturale che io so che posso superare per certi versi, posso essere a volte più grande, ma al tempo stesso il torero deve avere un grande rispetto e sapere che il toro fa parte del gioco. Non esisterebbe neanche un grande torero senza i tori e senza i tori che attaccano. Quindi un po' questo è l'atteggiamento da utilizzare nei confronti del male, diventare più grandi combattendolo come si combatte un avversario. Bisogna essere aggressivi nei confronti del male. Sì. Delle cose che non vanno bene, cioè non lasciarci sovrastare, bisogna viverla combattere. In passività, ma combattere. Ad esempio, in questa piccola descrizione degli atteggiamenti generali per gestire la depressione, che è sviluppare la capacità di separare le esperienze positive da quelle negative, non farle più confondere, il blu e il nero non devono essere confuse, anche qui bisogna avere una grande determinazione, perché la nostra mente di natura sua non ha queste pareti, non ha questi confini. Noi tendiamo a essere un po' fusionali nella nostra mente, a confondere un po' tutto, come eravamo confusi con la mamma da bambini, o come a volte quando ci innamoriamo, quando stiamo bene in famiglia o con le persone, tendiamo a essere come far sì che ridiventare un'unica anima con l'altra persona. E c'è qualcosa di negativo in questo? Non c'è nulla di negativo, se non c'è però l'altra fase, che è quella di separarci dalla mamma, come diceva la Mahler, individuarci, saper avere momenti in cui siamo anche indipendenti, siamo da soli, in cui non solo godiamo dell'amore di coppia fusionale, in cui siamo un'unica anima, ma torniamo a essere soli e torniamo ad amare come anima diversa dall'anima dell'altro. Quindi è un po' complicato questo passaggio. Sì, significa fare l'amore, nel senso di costruire l'amore e poi regalarlo a un'altra persona, un atto di generosità l'amore, non solo di incontro. Quindi è importante fondersi quanto dividersi e quanto separarci, costruire la nostra mente deve avere dei confini. La disciplina di cui parlavano un po' i nostri nonni e che è andata un po' a essere perduta, trascurata un po' dalla psicologia delle ultime decadi o dell'altro secolo, è una disciplina che ci permette di costruire dei confini, delle barriere. La mente deve avere delle dighe, deve avere delle pareti. Ecco che se non ho queste pareti, il blu e il nero si confonderanno. Io sarò un po' indifferenziato, sarò uno che tenderà a saltare di palo in frasca, tenderò a parlare di una cosa, ma al tempo stesso di un'altra, e salterò sulle cause di un problema, poi dalle cause di un problema passo un altro problema. È come non avere veramente la capacità di isolare un certo contenuto e trasformarlo fino in fondo. Ad esempio, un'esperienza blu va scritta in blu. Uno deve assolutamente mangiarsela, come si mangia un gelato e se lo gode. Un'esperienza blu deve diventare un mattone della mia vita, della mia anima, della mia forza. Non posso soltanto dire sì, l'ho passata, però dopo è successa una cosa negativa, sperando che torni la mamma e mi porta via la bua. Chissà quante altre cose avremo da dire invece per l'altro argomento che affrontiamo mercoledì prossimo, la gelosia. Sì. La gelosia. Salutiamo e ringraziamo Paolo Baiocchi, direttore dell'Istituto Gestalt di Trieste. Grazie. Grazie a voi per averci seguito. Buonasera a tutti. Buon pomeriggio.